A Castel di Sangro è stata inaugurata la piscina comunale, un impianto sportivo all'avanguardia di quasi 5.000 metri quadrati, domotico e autoalimentato da pannelli fotovoltaici, moderno, sostenibile, dotato di ampi spazi e tecnologie innovative. Parliamo di una infrastruttura prevalentemente dedicata a piscina, quindi al nuoto, che è stata elaborata con la migliore concezione, la migliore pratica della tecnologia in materia di efficientamento energetico. Sicuramente è una struttura che ha un alto livello di sostenibilità, ha senz'altro un design davvero affascinante, bello, lo potremmo senz'altro apprezzare dalle immagini. Beh sì, è un ritorno a casa, tra l'altro mi vede anche coprotagonista, nel senso che questa struttura con la nostra azienda abbiamo avuto anche l'onore di poter contribuire nella sua realizzazione. È un altro tassello di una visione di persone che diversi anni fa hanno voluto indicare un orizzonte meraviglioso per questa comunità, farla diventare città dello sport. A parte il fatto di quello che il piacere istituzionale di essere qui, però io ho avuto un contatto con queste persone molto diretto quando sono stato qui con il Napoli, ho avuto disponibilità, amicizia che poi mi porterò dietro per sempre, per cui sono tornato volentieri qui a salutare tutte le persone che conosco e a inaugurare questo impianto importantissimo per il futuro dei cittadini e dello sport in generale. Ci abbiamo due splendide piscine, un'inaugurazione importante, tante occasioni nuove per chi può permettersi e chi non può permettersi, affinché chi non può permettersi possa permetterselo sempre meglio. Quindi una piscina che aiuta la riabilitazione e una piscina per i nuovi atleti di nuoto di montagna. Ecco. Beh, secondo me finalmente è detto fatto, no? Nel senso che quando parliamo di inaugurare impianti sportivi già mi si riempie il cuore. Quando parliamo di una piscina ovviamente è scopato, sono felicissimo, perché non è così scontato. Uno pensa che per fare un impianto sportivo basta l'investimento, per farne uno legato al mondo del nuoto bisogna avere personale qualificato, per fortuna c'è una società ampiamente qualificata, M2, che si è presa questa grande responsabilità, anche questo potenziale da poter sfruttare e dare un servizio al territorio.